parliamo di tifo e non solo, parliamo di un altro modo di vedere anche il calcio e approfittiamo anche della presenza del direttore di Rai Sport, perché raccontare lo sport naturalmente è il compito che una testata sportiva ha, però quando questa testata è della Rai, direttore, forse abbiamo anche un ulteriore compito, abbiamo un compito più difficile. È molto più difficile, perché si tratta di raccontare lo sport senza dividere, cioè trovare nello sport delle matrici che non siano quelle dei singoli luoghi dove si tifa per questo piuttosto che per l'altro. Lo sport può unificare, ma non solo con la nazionale, perché si dice che si facciano due squadre, ma in realtà ce n'è una in campo quando si gioca senza appartenenza. C'è un insieme di persone che stanno facendo lo stesso sport insieme e questo non è mai divisivo. Ecco, lo sport in Italia ha sempre avuto un ruolo sociale di primissimo piano. Oggi è il calcio, in passato è stato il calcio affiancato anche ad altre discipline, penso soprattutto al ciclismo negli anni 50 e 60, poi si è un po' smorzata questa passione, però ancora oggi quando vediamo il Giro d'Italia, insomma, il brivido corre e vediamo che c'è tanta attenzione. Quindi lo sport è un mezzo anche per comunicare, oltre che per includere. Assolutamente sì, perché nello sport si trovano delle storie che diventano universali. Io penso che quest'anno ce ne sono state alcune delle più belle. Quella dell'Ester è stata una storia che in parte possiamo replicare in Italia col Sassuolo, di cui si parla meno, ma in proporzione è la stessa. E insegna che non è necessario nascere ricchi per arrivare, non è necessario nascere nella situazione giusta, la situazione la si può creare, e questo secondo me è un messaggio molto importante in un paese dove si pensa sempre che non ci sia una possibilità per tutti, dove alla fine saranno scelti sempre quelli. Invece se qualcuno, come in fondo anche questa nazionale che ha cominciato con un grande scetticismo perché non ci sono grandi nomi, ma se un gruppo di persone trova al proprio interno un'armonia, una determinazione, è capace di sacrificarsi e vuole dimostrare qualcosa a sé e agli altri, arriva a risultati che sono molto superiori a quelle che sono le capacità inizialmente riconosciute al gruppo. E questo è un messaggio che non finisce nel calcio o nello sport, è un messaggio che va molto oltre e dovrebbe dire a tutto questo paese che ce la può fare, che può essere il Sassuolo, può essere una nazionale di 23 che non sono, tranne qualche eccezione, dei campioni riconosciuti. Allora, un paese che non nasce in questo momento con i favori del pronostico in quella che è la corsa che questo paese sta facendo per il proprio futuro, se trovasse questa forma di armonia e di sacrificio, potrebbe invece arrivare molto più lontano di quanto viene accreditato di poter fare. Tra poche settimane ci sarà l'appuntamento olimpico. Le Olimpiadi sono, diciamo, proprio per definizione l'apoteosi dello sport povero. Per una volta il calcio, lo sport ricco dei professionisti, viene in qualche modo un po' accantonato e noi scopriamo discipline che giorno per giorno vengono praticate da milioni di appassionati, ma che non hanno la grande ribalta. Di solito quando vinciamo una medaglia in qualche sport meno conosciuto, ci appassioniamo a quello sport e diventiamo tutti esperti di quello sport per alcuni mesi, e l'autunno successivo i ragazzini corrono a frotta a iscriversi in qualche disciplina mai sentita prima sull'onda della medaglia, e poi tutto torna nel dimenticatoio. Ecco, in Italia forse quello che manca è una politica sportiva a lungo termine che possa davvero ancorare i giovani allo sport. Manca forse anche la volontà di fare qualcosa se non dà immediatamente un risultato. Allora in questa epoca diventa più facile magari cercare di raggiungere la popolarità con un talent, costa alla fine meno fatica perché poi si parla di talento ma non se ne vede granché, a dire la verità, mentre fare uno sport costa sacrificio. Io penso che se un ragazzo si innamorasse del tiro con l'arco vedendo le Olimpiadi e sognasse di essere riconosciuto per strada per quello che sa fare con l'arco e la freccia, dovrebbe impiegare anni e anni di sacrificio in un campo dove non ci sono telecamere, però alla fine il risultato che questo porta è molto più importante, perché io penso che alcuni ragazzi di cui nomi forse non sono diventati famosi, Gagliazzo che vinse una medaglia d'oro ad Atene nel tiro con l'arco, credo che abbia provato una soddisfazione che dura una vita.
Paola. Il nostro direttore Gabriele Romagnoli ha cominciato nel 1987 con un racconto che si chiamava 11 calciatori. Dovevi proprio finire a fare il direttore di Rai Sport. Sì, in realtà non me lo ricordavo nemmeno io. Ma noi abbiamo qui. Sì, no, nel senso che. Biografia. Quando un po' a sorpresa mi hanno dato questo incarico, qualcuno è andato a cercarlo per, come dire, trovare delle pezze d'appoggio per spiegare perché uno che aveva fatto il corrispondente dall'estero e altre cose diventava direttore di Rai Sport. Io l'avevo dimenticato, ma in realtà poi andando ancora più indietro, perché a questo punto ho fatto l'archeologia di me stesso, ho trovato delle agendine di quando avevo 7-8 anni e giocavo a pallone da solo in cortile e poi tornavo in casa e scrivevo la cronaca di partite che erano esistite solo nella mia mente con giocatori che avevo inventato io. E quando mia madre le trovò mi portò dallo psicologo e questo psicologo disse: ma non mi sembra un problema, il ragazzo ha molta fantasia, magari da grande farà il giornalista sportivo. Sei stato tu ad ispirare Mary per sempre, la famosa scena meravigliosa nel riformatorio dei ragazzi che giocano senza la palla in qualche modo. Guarda, io avevo la palla, non c'erano i ragazzi, però siamo più o meno, più o meno. Chi è arrivato in trasmissione con noi a tifare Italia? Chi c'è? Dunque, dovremmo avere Darwin Pastori. Eccomi. Oh, che gioia, Darwin, perché questa è una trasmissione in progress. Siamo tutti così emozionati oggi, venerdì mattina. Darwin, tu che hai scritto tanto di calcio, il direttore Romagnoli ha parlato e ha fatto un paragone tra l'Italia e una squadra, insomma, un po' in difficoltà. L'Italia come una grande squadra. Questo vale anche per gli uomini. Ma sicuramente sì, peraltro saluto Gabriele e sono contento della sua nomina perché ritornerà la narrazione anche in televisione con uno spazio non soltanto agli eroi epici ma anche agli eroi tragici, che è sempre stato quello che è più amato, l'eroe perdente, l'eroe sconfitto, l'eroe che in un qualche modo rimane nella memoria pur nella caduta e pur nella sconfitta. Sai, il calcio è una grande passione popolare, poi sai, io che sono nato in Brasile e poi sono venuto in Italia, che quindi ho due nazioni e due nazionali nel cuore, ti lascio immaginare come posso vivere questi momenti, avendo anche due squadre, il Palmeiras di San Paolo e la Juventus. Questo è l'anno di Pelé, a proposito dei grandi personaggi che vengono fuori da realtà poverissime, disperate, ci farà bene ripercorrere la storia di Pelé. Ma sai, però Pelé esce un film tra poco. Sì, c'è il film, però sai, Pelé rientra in quella categoria degli eroi epici, è stato grande, è grandissimo, però alla fine è diventato un po' il poster di Pelé, scritto tutto attaccato, no? Se tu vai nelle favelas in Brasile e nomini Pelé, la gente, voglio dire, si alza in piedi, ma se tu dici Garrincha, l'angelo dalle gambe storte, ecco che la gente si toglie il cappello e si commuove, perché Garrincha è quello che ha portato nel calcio la fantasia, l'impossibile che diventa possibile, l'analfabeta che sapeva interpretare il canto degli uccellini, che era nato con la poliomielite e che aveva una finta sola, ma con quella finta riusciva a spiazzare, a bilanciare tutti gli avversari fino a morte, solo e abbandonato in un ospedale neurologico di Rio de Janeiro. Se è stato grande, continua a essere grande, però se io vado indietro nella memoria poetica e letteraria, trovo senz'altro Garrincha oppure Moacir Barbosa, il portiere che pagò la sconfitta contro l'Uruguay nella partita decisiva della Coppa Rimè del 50, diventando invisibile, diventando una persona che nessuno voleva più avvicinare o salutare. Ecco, questi sono i personaggi che sono belli da raccontare, no? Nella possibilità ancora di recuperare il mito, cioè il racconto del calcio. E sono quelli che amiamo. È arrivato Eraldo Affinati, un altro grande scrittore italiano. Eraldo, tu ti sei sempre occupato di pedagogia, scuola di calcio e scuola di vita. Con il tuo ultimo libro Sulle strade di Don Milani racconti come si fa ad essere un buon maestro. È vero che i ragazzi che tu segui, quelli che vengono qui e che sono giovani profughi, rifugiati, il loro sogno è di fare il calciatore in Italia? Sì,
salve. In molti casi è così, sono ragazzi che vengono soprattutto dall'Africa, quelli che conosco ultimamente. Li ho conosciuti alla Città di Ragazzi, questa comunità educativa dove ho insegnato per molti anni, e li conosco adesso alla Penny Wilton di Roma, dove appunto accogliamo, insegniamo l'italiano a questi ragazzi, molti dei quali hanno il mito del calcio, sono cresciuti da bambini nei villaggi giocando a pallone dalla mattina alla sera, e quindi arrivano avendo indossato le magliette sin da bambini di Pozzati, dei grandi calciatori, insomma, di Balotelli, hanno il mito del calcio, e spesso questo però diventa per loro come dire un rischio, il rischio anche capitale di fallire quel sogno, ecco, di smarrire quel mito, e quindi il rischio poi di ritrovarsi in Italia senza arte né parte, con il sogno di diventare un campione, e poi invece con la realtà di un'Europa che non è quella che loro appunto magari avevano sognato da bambini. Io che sono stato in Africa, che li ho conosciuti, che li ho insomma visti in azione, mi accorgo spesso dello scarto lancinante che si trovano a dover vivere quando si accorgono che quel sogno è frantumato, non solo perché non riescono appunto a giocare più a pallone in quel modo così come selvaggio, impetuoso, col quale diciamo io li ricordo, ma anche perché non trovano più un lavoro. Ecco che allora il nostro lavoro di educatori, di pedagoghi, di maestri è quello di riuscire a sì, fargli vivere quella passione, però poi anche trovargli una strada alternativa insegnandogli l'italiano e immaginando che possano poi diventare i nuovi italiani trovando un lavoro, però, perché altrimenti si possono smarrire. È arrivato con noi anche il presidente della WISP. Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Lei sa che in questo momento non si giocano soltanto i campionati europei di calcio, ma si giocano anche altri europei, Football Sans Frontières, e si giocano nei campi profughi. Domani, 18 giugno, a Milano ci sarà un match con gli amici e i nostri concorrenti di Radio Popolare, poi a Torino il 19 giugno al Mercato del Balloon, e poi il 22 giugno a Budapest nel campo profughi di Pilismarot, il 26 a Roma Campo San Lorenzo, per chiudere il 30 giugno a Calais, che è forse il più grande campo profughi europeo. Ecco, questa iniziativa patrocinata da Guna, The Small Now Onlus e Altro Pallone Onlus, noi la seguiamo insieme agli europei e ci sembra significativa. Voi che fate moltissimo, presidente Manco. È l'altra parte del calcio, quello che viene meno raccontato, quindi va riconosciuto e vanno ringraziati coloro che come voi mettono, ecco, illuminano spazi di questo tipo. Sentivo prima gli interventi, mi faceva piacere anche molto ascoltare. Focalizzo un passaggio che ha fatto Darwin sul tema popolare, sulla distinzione tra fede e carnice. Io credo che il centro vero del dibattito della cultura sportiva e della cultura, passatemi il termine, pallonara oggi sia sostanzialmente questo. Faccio un parallelo anche con un'attualità di cronaca pesante che sta vivendo il nostro paese, il femminicidio. Attraverso il calcio, attraverso lo sport in genere, si potrebbe ricostruire l'etica della sconfitta, perché di questo stiamo parlando in quelle situazioni tragiche. Ricostruire attraverso la pratica sportiva, il calcio, l'etica della sconfitta è la logica e l'opportunità inclusiva. Questo fanno questi campionati che vengono reputati minori, quelli che lei ha citato, io aggiungo quelli che organizza la WISP, dai mondiali antirazzisti alla Melting Cup che a Milano abbiamo svolto tra l'altro di recente, o come il calcio camminato, come Matti per il calcio, che è un'opportunità che si offre agli utenti dei centri di salute mentale, no, attraverso cui un campionato nazionale fa riappropriare il rapporto con lo spogliatoio e con il proprio corpo tra persone che purtroppo vivono l'estraneità quotidiana del proprio corpo dal punto di vista psicofisico, motorio, in rapporto con lo sport e quindi con la società. Ecco Manco, un altro aspetto Manco particolare è quello del vostro impegno nelle carceri, che mi sembra faccia sempre parte di questo modo diverso di raccontare e di praticare. Esattamente, anche in quel caso noi partiamo dal presupposto, come dire, che sì, c'è stato un atto a volte anche violento del rapporto tra
la persona, l'uomo o la donna detenuta è la società, quindi uno strappo. Quello strappo va ricostruito come la stessa Costituzione italiana dice, quindi con una riabilitazione sociale. La UISP è uno di quei soggetti, forse quello più impegnato, ma questo lo dice il Presidente nazionale, non potrebbe la UISP, non potrebbe essere che così, forse il più impegnato, che all'interno del carcere cerca di costruire un ponte tra le detenute, i detenuti e la società, per ricostruire appunto un rapporto, che è un rapporto in questo caso di opportunità sportiva, quindi di un'infrastrutturazione sociale, un intervento pedagogico, sentivo appunto prima, per ridare un'opportunità e ritanare quello strato. Credo che non, ecco, lo sforzo che bisognerebbe fare in questo paese credo sia proprio questo, in questa fase. Chiusi gli europei, ci affacciamo alle Olimpiadi. Finiranno le Olimpiadi, dovremmo riuscire tutti gli operatori dello sport, ma non solo, sociologi, pedagoghi e quant'altro, riuscire davvero a definire in questo paese un grande dibattito sulla cultura sportiva e su come attraverso la cultura sportiva si può ricostruire un dibattito popolare, una passione popolare dello sport e quindi, come dicevo prima, un'etica della sconfitta, quindi non solo della vittoria, della selezione. Perché la sconfitta è importantissima pedagogicamente e questo ce lo può anche raccontare il presidente, il neo presidente Bosio, che è stato eletto pochi giorni fa dei centri sportivi. Qui si parla di grandissimi numeri. Abbiamo ascoltato Andrea Monti che ci ha raccontato come anche la Gazzetta sostiene queste realtà giovanili, ma io volevo dirle, presidente, dobbiamo dare a questi ragazzi la possibilità di prendere a calci il mondo nel senso buono del termine, per vincere la loro partita della vita. Sì, buongiorno, credo che questo sia, sia il punto di partenza, ma credo che dobbiamo fare di tutto per farlo. Sentivo adesso Manco dire alcune cose che credo siano importanti, ma diventeranno ancora più importanti se le facciamo insieme. Non è il problema se le fa l'UISP, se le fa il centro sportivo, chi le fa. Il problema è che vengano create delle opportunità. Lo si fa, ho sentito un po' di ragionamenti, credo di poter dire che c'è un calcio che non è raccontato da nessuno, ma proprio da nessuno. Però per fortuna ci sono... Presidente, Gabriele Romagnoli lo vuole raccontare questo calcio. Io mi permetto di già di darle questa bella notizia. Quindi, guardi, lo ringrazio in anticipo. Ringrazio sì, perché se ci sono persone che comunque si adopereranno per raccontare anche questa parte dello sport, che comunque è una parte importante perché dà la possibilità a tutti, agli ultimi, a tutti quelli che comunque vivono disagio e quelli che sono arrivati in Italia da poco, quelli che ci sono da tanto ma che non li considera nessuno, noi abbiamo in giro una serie di manifestazioni che provano che il calcio sa dare, il calcio, lo sport in genere, ma il calcio in particolare sa dare gioia, riesce a fare festa anche quando... È vero che voi avete una squadra addirittura di amputati? È una cosa che sembra incredibile. È una squadra di ragazzi amputati che giocano a pallone. Fanno calcio, che giocano a pallone con le stampelle. E abbiamo scoperto che poi in tutto il mondo ci sono situazioni così. Tant'è vero che sono andati a fare i campionati mondiali l'anno scorso in Messico. Ma quando abbiamo iniziato questa attività ci hanno preso un po' in giro, ci hanno considerato un po' quelli che credono in sfide impossibili. E invece credo che sia una cosa che a questi ragazzi ha dato gioia. Il calcio è l'arte dell'impossibile. Direttore Romagnoli, so che tu sei molto impegnato perché oggi è una giornatona, come si dice, quindi fra un po' ci lascerai. Puoi rispondere al nuovo presidente dei centri sportivi che appunto rappresenta, tu sai, numeri e numeri che tu conosci bene? Ma diciamo che è la base stessa del calcio, perché tutti quando pensiamo al calcio pensiamo a due immagini, al Maracanã dove tutto arriva al livello più alto e all'oratorio dove tutti più o meno abbiamo cominciato. Io stesso i primi calci li ho dati nella parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù quando avevo 6 anni e ho visto il mio primo pallone e l'ho inseguito malissimo. Quindi bisogna sempre ricordarsi per raccontare una storia come la storia finisce e come la storia è cominciata. Quello che c'è in mezzo è il percorso, ma se perdiamo la radice non arriveremo mai alle fronde. Il calcio può essere
fatto da chiunque, non sono solo gli amputati che ricordavi tu precedentemente, esistono anche partite di calcio giocate da non vedenti, non esiste un limite. Credere che esista un limite significa già perdere la partita prima di averla cominciata. Prima nominavi Calais, dove si svolgerà questa partita tra i rifugiati. Io ricordo tanti anni fa di essere andato a Calais per raccontare questa squadra di dilettanti del Calais che arrivò alla finale di Coppa di Francia contro una squadra di Serie A. È sempre la stessa metafora, è sempre la possibilità di raccontare che non esiste un limite se tu non te lo dai. Allora anche chi arriva in questo continente con una speranza e gli dicono non è possibile, ci sono le frontiere, non è possibile, non ci sono aperture per chi viene da fuori, se ci crede può fare come quella squadra di dilettanti e avere la possibilità di andarsela a giocare con i professionisti che li hanno presi sotto gamba. Per la sua partecipazione al premio Strega con Sulle strade di Don Milani, che è un libro bellissimo e che vi segnaliamo e che parla proprio di pedagogia. Eraldo deve lasciarci. Eraldo, perché tu sei andato a tifare con i tuoi ragazzi. Beh sì, sono tutti appassionati di calcio. Vi siete organizzati? Avete preparato tutto? Beh, come no, certo. Loro in particolare si sono motivati e si identificano spesso nei campioni della Premier League, della Bundesliga, della Serie A, insomma sono molto anche competenti, però come si diceva prima il nostro compito è quello di riuscire a canalizzare questa passione, a disciplinarla. Sono molto d'accordo con quanto si diceva a proposito dell'etica della sconfitta e naturalmente per insegnarla un docente italiano deve fare un lavoro spericolato, deve fare un lavoro spericolato anche con i nostri adolescenti italiani, perché molti di loro sono indirizzati verso i miti del successo, della bellezza, della sanità, e sono proprio i campioni sportivi, i campioni di calcio che sembrano incarnare questi miti, e noi invece a scuola dovremmo ricondurre questi ragazzi verso i valori alternativi dell'applicazione, del rigore, della concentrazione. Quindi si tratta di un lavoro, dicevo, spericolato perché è in qualche modo anacronistico oggi in Italia. Eraldo, mi permetto di dirti che le associazioni di promozione sportiva sono impegnatissime su questo fronte, quindi noi ti lasciamo andare a tifare con i tuoi ragazzi e tifiamo anche per te. Volevo una battuta ancora da Darwin Pastorin prima di passare la parola al capo di tutti gli oratori italiani, la nostra sorpresa di questa mattina, Don Riccardo. Darwin. Guarda, io volevo dire intanto che WISP e centri sportivi meriterebbero il Nobel per la pace. Cos'è questo rumore? È il vento? Sei in un posto con il vento, Darwin? No, io sono in questo momento a casa a Torino e non c'è vento assolutamente, quindi non sono io che bella posso. Torino, che è stata così bene imbandierata per l'anniversario della Repubblica, oggi è imbandierata per la partita, descrivicela, sì, Darwin. Sì, abbastanza, ma devo dire che qui nel mio quartiere, che è un quartiere bellissimo, popolare, Santa Rita, quando hanno segnato Giaccherini e Pelé c'è stato un boato come di tuono, no? Da tutti i palazzi sono fuori. Ma guarda, io volevo per chiudere raccontare una piccola storia che da particolare potrebbe anche diventare... E tu sei l'artista delle storie, ricordiamo i bellissimi libri di Pastorin, io segnalo quelli di Affinati, quelli di Pastorin, perché chi ama la letteratura e il calcio, e molto spesso le due cose sono insieme, può trovare nella vostra scrittura grande soddisfazione. Raccontaci la piccola storia. La piccola storia che mi riguarda, perché quando mi chiedono chi sei, io con orgoglio dico che sono figlio, nipote e pronipote di emigranti. Io sono nato a San Paolo del Brasile perché i miei emigrarono con i miei nonni dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma i primi a passare l'oceano pieni di angoscia, di paure, quando la terra era diventata dura, furono i miei bisnonni con mio nonno piccolo, e siamo alla fine dell'Ottocento nel veneziano. Io giocavo a calcio nella strada di questo quartiere Campus City San Paolo, che si chiama Rua Nostra Signora de Lourdes, e giocavo io, figlio di italiani, cattolico, con bambini ebrei, musulmani, mulatti, polacchi, giapponesi. Inseguendo quel pallone noi seguivamo la vita. E se c'è una cosa che mi ha insegnato, quello stare insieme,
con quei bambini è che il razzismo è veramente, ma veramente, ma veramente la cosa più stupida del mondo. Don Riccardo, allora, gli oratori, lo diceva prima anche il direttore Romagnoli, gli oratori ci siamo passati tutti, da lì parte tutto, però io voglio fare un po' l'avvocato del diavolo in questo caso. L'oratorio è comunque un ruolo da sempre, in qualche modo anche di supplenza di quello che purtroppo il pubblico non offre ai nostri giovani. Ma diciamo più che di supplenza, di integrazione, no? Viviamo questa esperienza sportiva, no? Ma soprattutto educativa insieme, cercando di inserirci e integrarci in tutti i territori. E quindi sì, probabilmente a volte in molti territori c'è questa difficoltà di porre in essere delle politiche attive anche nel mondo sportivo, ma anche nel mondo educativo, del tempo libero. L'oratorio si inserisce, appunto, diciamo così, per sostenere, per supportare, per integrare poi quella che realmente ci sta veramente a cuore, che è lo stare con i ragazzi e vivere insieme a loro un'esperienza educativa integrale. Ecco, la fase dell'adolescenza, la fase della preadolescenza, quella che in pratica si vive più spesso nell'oratorio, è quella poi formativa. Ecco, come riuscite a coniugare l'attenzione per il calcio dei grandi professionisti, che naturalmente tutti i ragazzi hanno, con quello che abbiamo detto fino adesso, quindi anche con la logica non solo della sconfitta, ma anche della conoscenza dei propri limiti, il sapere che lo sport non può essere l'unica meta di una vita giovane. Prima sentivo il presidente Manco parlare dell'etica della sconfitta, e qui, quando davanti a questa domanda, mi viene in mente proprio la frase di un giovane adolescente, preadolescente, forse aveva 13 anni, Matteo, che alla fine del torneo degli oratori lui aveva perso purtroppo la grande coppa e la Star Cup organizzata insieme al Centro Sportivo Italiano di Perugia, dove io vivo, e lo vedevo un po' abbacchiato, anche un po' in lacrime, e gli dico: dai, mica avrai perso la Coppa UEFA. E lui mi guarda e dice: no, molto peggio. per lui era di più. Perché la verità, poi sì, loro guardano, ma poi quello che, giustamente, le grandi iniziative, ma poi quello che vivono, l'agonismo che impiegano giorno per giorno, la preparazione per il torneo degli oratori, è lì, è la loro Coppa UEFA, ecco. Allora, ci ha raggiunto Filippo Fossati, che è un deputato, un parlamentare del Partito Democratico, con una esperienza precedente nel mondo associativo, quindi sa bene di cosa parliamo. Fossati, quello che buongiorno innanzitutto, quello che volevo dire, però a volte la risposta meno puntuale viene proprio dalla politica rispetto alle tematiche dello sport, della pratica sportiva e soprattutto del favorire la pratica nei ceti meno abbienti e più giovani. Questo è un grande limite. Io ho scoperto, arrivando in Parlamento, che non esisteva e non esiste tuttora una legge, una normativa che spieghi cos'è lo sport per la Repubblica Italiana. Cioè, ci sono alcune leggi spante nel repertorio delle nostre migliaia di leggi che parlano di cose sportive, ma non si sa mai di cosa si parla. Ecco, noi parliamo di professionisti e dilettanti per il lavoro, parliamo di agonisti e non agonisti per il certificato medico, ma non riusciamo a capire e a raccontare cosa è e cosa dovrebbe essere lo sport. D'altra parte c'è un ritardo molto forte nella scuola. Noi siamo ancora il paese, nonostante che il decreto della buona scuola abbia un po' rimpolpato l'attività fisica nella scuola primaria, ma siamo sempre all'oretta striminzita, mentre in altri paesi già fin dalla più tenera età si ragiona nella scuola delle due ore, qualche volta delle tre, e comunque con un impianto che guarda molto al movimento e alla gestualità come parte dell'educazione del bambino. Per non parlare, Fossati, delle strutture, scuole spesso fatiscenti, e fuori dalle scuole la situazione degli impianti, specie nel centro-sud, è drammatica. Cioè, una delle cose che stiamo proponendo è definitivamente riuscire a stabilire che la scuola deve offrire il suo impianto, quando ce l'ha, nelle ore di non scuola, al quartiere, al territorio che sta intorno. E d'altra parte, se entra il territorio, se entrano le associazioni sportive, si porta anche dentro la scuola quella ricchezza che magari non c'è e che potrebbe servire per ristrutturare gli impianti. Questo è l'apertura e la messa a disposizione dello spazio scolastico per lo sport è una delle grandi sfide per diffondere l'attività sportiva tra i ragazzi, tra i bambini nel nostro paese. Teniamo presente, siamo ancora al 40%
libertari assoluti in Italia, è la maglia nera d'Europa, e molti sono ragazzi e bambini, non sono soltanto gli anziani come ci si potrebbe immaginare, anzi gli anziani piano piano si svegliano e riusciamo a dargli occasione per fare movimento. Tra gli adolescenti diventa un dramma. Sì, perché io poi coinvolgerei ancora i presidenti di CSI e UISP. Il problema, a parte il vostro quotidiano impegno per reperire impianti e per far fare attività sportiva, il problema non è soltanto ludico e di divertimento, è un problema di salute. È ovvio che un giovane, un ragazzo che fa, ma anche un adulto, che fa attività sportiva è un giovane sano e quindi ha anche un minor costo sociale. Chiederei prima al presidente del CSI e poi al presidente dell'UISP. Sì, ci chiediamo anche quando la politica ci riconoscerà il ruolo che abbiamo in questo paese, il ruolo un po' di supplenza, che facciamo quello che non sa fare nessun altro, nel senso che no, non c'è una legge che ci riconosce, stiamo aspettando da anni, ci viene detto che è un po' che ci viene detto che è in elaborazione, che prima o dopo arriverà, ma non è mai arrivata, sì. Arrivano normative che qualche volta non aiutano, che anche in questo periodo stanno arrivando normative che non aiutano sicuramente la diffusione dell'associazionismo di base, ma l'associazionismo di base non è riconosciuto da nessuno e questo naturalmente complica ulteriormente la vita di tanti volontari, delle tante persone che si danno da fare per dare delle opportunità ai ragazzi di fare attività sportiva. Ecco, chiedo anche a Vincenzo Manco, sottolineando peraltro, conoscendo bene quel mondo, che quasi tutti i dirigenti, gli allenatori, i tecnici che lavorano negli enti di promozione e anche poi spesso nelle federazioni sportive del CONI lo fanno a titolo praticamente gratuito. È proprio così. Vede, sul terreno della salute, come ricordava prima, la UISP di recente, esattamente il 6 di aprile, ha tenuto un convegno nell'auletta dei gruppi parlamentari Montecitorio, recependo come prima organizzazione in Europa, quindi in tutta la regione europea, le nuove linee guida dell'OMS per quanto riguarda il rapporto tra prevenzione e promozione della salute e attività fisica. Non ripeto, e ne approfitto per salutarlo tra l'altro, ciò che ha detto l'onorevole Fossati prima per quanto riguarda le percentuali, la sedentarietà, eccetera. E il secondo tema è quello che diceva lei adesso. C'è stato il 9 di maggio dell'anno scorso un'autoconvocazione cosiddetta del volontariato italiano, delle organizzazioni del volontariato italiano. Lì la UISP è intervenuta dicendo che nei 4 milioni e mezzo di volontari che sono registrati in questo paese, 1,5 milioni circa appartengono all'associazionismo sportivo, come ricordava Vittorio prima. E questi non sono previsti o, normati nella 266, che è la legge che riconosce il volontariato italiano. Stiamo cercando di capire, cercheremo di capire nel lavoro con la nuova legge sul terzo settore che è stata licenziata dalla Camera il 26 di maggio nel nostro paese, adesso partirà la decretazione attuativa, e cercando di capire se in quel lavoro ci possa essere un riconoscimento dell'associazionismo sportivo di base. L'onorevole Fossati è primo firmatario di una legge per il riconoscimento del valore sociale dello sport, speriamo dentro questa legislatura di riuscire a portarla a casa. Se mi permette faccio un ultimo passaggio sulla riflessione che l'onorevole Fossati faceva prima sul tema della scuola e il rapporto con il territorio. Io credo che se riuscissimo in questo paese a fare un ragionamento tra le tre grandi agenzie formative del nostro paese, famiglia, scuola e associazionismo sportivo, perché i nostri figli e le nostre figlie passano un bel po' di ore nell'arco della settimana nel rapporto con il proprio tecnico, dirigenti delle società sportive e quant'altro, si potrebbe mettere in piedi, ragionare da esperienze magari di territorio, piccole agenzie formative di prossimità, dalla disponibilità dell'impiantistica sportiva, dal rapporto sussidiario o a volte, giustamente come ricordava Vittoria, addirittura sostitutivo dell'associazionismo sportivo rispetto alle politiche dello sport, alle politiche pubbliche dello sport nel nostro paese. Ecco, in esperienze di prossimità di quartiere nelle nostre città si potrebbe cominciare a ragionare di come attraverso lo sport, la cultura del movimento, l'attività fisica si possono ricollegare
una serie, diciamo, no, di politiche pubbliche che portano alla coesione sociale del nostro paese. La prima di far rispondere l'onorevole Fossati, che do una notizia, come dire, di servizio, perché quel convegno a cui faceva riferimento Manco è possibile trovarlo, noi l'abbiamo ovviamente registrato e mandato in onda, è possibile trovarlo sul nostro sito www.grparlamento.rai.it per chi fosse interessato appunto ad andare ad approfondire quelle tematiche. Fossati. Ma i due presidenti mi hanno lanciato un assist e io sono molto contento di questo. C'è una legge in discussione alla Camera, in commissione, che riguarda proprio il riconoscimento del valore sociale dello sport e che delega al governo la possibilità di fare provvedimenti fiscali, provvedimenti normativi, provvedimenti di sburocratizzazione che andrebbero a vantaggio di tutto quel mondo, ed è un mondo straordinario, il mondo dell'associazionismo sportivo no profit, che oggi sostituisce una funzione che dovrebbe essere la funzione dello Stato, perché la funzione dell'educazione attraverso lo sport, del mettere in movimento le persone per la salute, per il benessere, per l'inclusione sociale, è una funzione che dovrebbe avere lo Stato. Quindi c'è. In questo momento il governo sta cercando una copertura finanziaria, si tratta di spingere un po', io chiedo sempre al mondo sportivo di base di dare una mano in questo senso, ma non per sottrarmi alle responsabilità del Parlamento, del legislatore, ma perché mentre altri pezzi della società organizzata in questo paese hanno una grande capacità di fare lobby, di fare movimento, di proporre, di sapere che stanno proponendo delle idee di politica nel senso buono, cioè di organizzazione migliore della società, lo sport è sempre un po' timido, no? O all'arroganza delle grandissime società professionistiche che vengono a raccontare alla politica: guardate, noi facciamo business e quindi voi dovete sostenere il nostro business perché è un business importante. Il resto del mondo sportivo è un po' intimidito, come se si occupasse di questioni sociali di serie B. Noi dobbiamo invece far capire a questo paese che 100.000 società sportive, perché queste sono, vuol dire un tessuto straordinario che tocca gli angoli più sperduti della nostra penisola e tiene in piedi le reti sociali, il tessuto sociale, la democrazia. Ma se non ci fosse la società sportiva in quanti paesi, chi è che chiamerebbe a organizzare qualcosa, a fare la raccolta fondi per la beneficenza, a fare a mettere insieme le famiglie, a discutere per come si organizza il campo, come si organizza l'impianto? Ma è un patrimonio straordinario che dobbiamo salvaguardare e incentivare. Questo, diciamo, in pochi giorni dovremmo avere una risposta. Io spero sia una risposta positiva, anche se, come sa anche lei, le risorse in questo paese sono scarse. Però ecco, mi chiedo. E spesso anche da parlamentari molto lunghi, purtroppo. Esatto, però abbiamo in questi anni continuato a dare molti soldi alla dimensione alta dello sport, all'elite, e che va bene, io non contesto, perché siamo gente di sport e quindi amiamo sia l'idea che possano venire le Olimpiadi in Italia, sia le grandi manifestazioni internazionali. Ma abbiamo trovato anche 30 milioni nell'ultima finanziaria, un po' all'ultimo momento, con un'azione di lobby per garantire la defiscalizzazione di alcune, cioè, per 30 milioni ai procuratori del calcio. Beh, insomma, qualche soldo, diciamo, qualche euro per lo sport di base si può trovare. Beh, questo dipende da voi però, cari parlamentari. È arrivata la senatrice Bignami. Senatrice, lei si è sempre occupata di sport solidale, di sport e di handicap. Sì, ecco, cerco di fare la mia parte, diciamo così. Sì. Comunque personalmente vivo l'esperienza di un figlio disabile che fa sport e quindi getterei, diciamo così, un seme sull'aspetto proprio valoriale, perché è bello, i ragazzi disabili sono anche a scuola, però le tempistiche della scuola molto ristrette lasciano pochi margini per poter poi fare relazioni, instaurare dei rapporti, mentre in palestra, diciamo che è un ambiente
un po' più elastico, porta sempre a tutto il discorso della gara, quindi tutto questo bellissimo del confronto, eccetera, però è un luogo dove si può veramente fare tanto e lui con la sua esperienza ha avuto tantissimo dallo sport, sia dal punto di vista delle gare che dal punto di vista delle relazioni con i suoi simili, ma anche con gli altri, perché si può poi dare molto e questo penso che sia importante. Ecco, senatrice, dicevamo però che la politica è spesso distratta rispetto allo sport di base, allo sport primario, diciamo, c'è molta attenzione, come giusto che sia, verso lo sport di elite, anche perché ovviamente è quello che poi tutti seguiamo, fa i titoli sui giornali, però quando è il momento di aiutare, incentivare gli enti, le associazioni e soprattutto le società sportive di base, il discorso cambia un pochino. Questo purtroppo si vive quotidianamente, bisogna poi farsi anche, diciamo così, delle domande. È importante che intorno allo sport, al calcio, girino poi tanti soldi, ecco. Sarebbe bello se qualche rivolo arrivasse poi anche a queste bellissime iniziative e a dare poi importanza. Poi lo sport è per tutti e lo sport è di tutti, e quindi questi sono messaggi. Com'è l'ultimo slogan di Rai Sport? Lo sport è di tutti, e come tentiamo di raccontarlo anche noi? Io vorrei passare la palla, se mi permettete, visto che siamo nell'ambito, a Don Riccardo Pascolini, ricordando il sistema di Don Bosco: casa che accoglie, parrocchia che evangelizza, scuola che avvia la vita, cortile per incontrarsi tra amici e vivere in allegria, e quindi fare sport. È chiaro che il cortile è poi il luogo dell'informalità, no? Il luogo dove i ragazzi partecipano, entrano, vivono esperienze significative di amicizia, esperienze significative anche di sport. Ma uno sport nel cortile è uno sport se riesce a rompere le barriere, come abbiamo ascoltato, se riesce a coinvolgere e ad accogliere realmente tutti, e se diventa e riesce a è capace quindi di trasmettere messaggi e valori veri e efficaci. Quindi a quel punto il cortile, lo sport in cortile, lo sport in oratorio diventa un ambiente di vita, e questo credo che sia la grande sfida che insieme alle associazioni di promozione sportiva all'interno dei nostri oratori portiamo avanti in tutta Italia. Proprio un ambiente di vita capace di diventare un luogo esistenziale in cui si forma e si interpreta la vita. Don Riccardo, prima di salutarla, i numeri, quanti oratori? I numeri, stiamo ultimando l'ultima ricerca a Ipsos insieme appunto a tutte le realtà oratoriali d'Italia, e la ricerca ci ha un po' sconvolto perché dal 2001, data della prima ricerca, ad oggi gli oratori sono aumentati di circa 2.000 unità. E quindi parliamo di circa 8.000 oratori. Ah, io avevo detto 5.000, vede, mi ha corretto e ho fatto bene. Noi avevamo questa, ma perché dicevamo sempre 5.000-6.000, e poi... E invece sono molti di più. Ricordiamo che abbiamo ragazzi di tutte le religioni, eh? Tutte le religioni, ovviamente l'oratorio è realmente come San Giovanni Paolo II ci ha consegnato il ponte tra la strada e la chiesa, un ponte fatto di persone, fatti di sguardi, fatto di esperienze, capaci di accogliere tutto e per tutti. È una bassa soglia dove ognuno si sente a casa, e questa casa è davvero una casa accogliente, a volte faticosa ma sempre gioiosa. Allora, ci avviamo alla conclusione, anche perché se no andremmo proprio sulla partita e poi non ci ascolterebbe più nessuno. Io vorrei fare un'ultima domanda apparentemente lontana da quello che stiamo dicendo, e magari invitando poi tutti i nostri ascoltatori, i nostri ospiti a una trasmissione specifica, perché Fossati parlava prima en passant del tema Olimpiadi, soprattutto in chiave candidatura italiana. Allora io chiederei prima a Bosi e poi a Manco e poi andiamo ai nostri ospiti politici. Le Olimpiadi nel 60 furono un'occasione straordinaria, al di là del romanticismo dell'edizione che tutti, insomma, abbiamo visto poi in televisione, qualcuno di noi ha vissuto, però ci ha lasciato non soltanto un'esperienza sportiva straordinaria ma anche una serie di infrastrutture che in questo paese, dove è sempre difficile fare qualunque cosa, ancora oggi ci portiamo appresso. Allora, il dibattito è ovviamente aperto, lo sentiamo tutti i giorni, candidatura sì, candidatura no.
dal punto di vista del movimento sportivo di base, chiedo, e poi la domanda sarà ovviamente diversa per i politici, chiedo prima a Bosio e poi a Manco, come vedete la candidatura di Roma Olimpico a 2024? Giuro che ne parleremo in una trasmissione apposita, poi adesso vi chiedo soltanto un flash molto breve. Nel 1960 la WISP, insieme ad altre organizzazioni, ma la WISP ha messo a disposizione i propri volontari per l'organizzazione delle Olimpiadi, per dire quanto, come diceva lo stesso onorevole Fossati, il movimento sportivo faccia fatica a poter negare quel tipo di opportunità. Però noi sottolineiamo una cosa: nel comitato 2024, della posizione che abbiamo anche, diciamo, nel rapporto del Consiglio Nazionale del CONI, nel comitato 2024 occorrerebbe, arrivando al 17 settembre 2017, data 13 settembre 2017, data fatidica, no? A Lima, per l'assegnazione delle Olimpiadi, con un intervento, con una scelta chiara di risorse che possano servire per attivare, per esempio, dal settembre 2016, quindi un anno di lavoro, coinvolgendo il movimento sportivo di base, per una campagna, per esempio, legata alla sedentarietà. Se parliamo di questo problema serio nel nostro paese, di essere maglia nera in Europa, il sistema sportivo italiano, il governo dovrebbe assumersi questa responsabilità e quindi destinare risorse. Aggiungo che per poter immaginare un'Olimpiade 2024, appunto, di tutti e per tutti, si dovrebbero prevedere anche risorse per l'impiantistica di prossimità. E quella delle scuole è un'impiantistica dei quartieri, cioè non quella comunque legata alla ristrutturazione, alla riorganizzazione o all'edificazione, laddove previsto, di impianti sportivi legati solo ed esclusivamente allo svolgimento. Avevo chiesto un intervento breve, grazie, poi ci torneremo, lo giuro. E senatrice Bignami, allora, per voi è un'occasione da sfruttare o piuttosto un rischio per le tante possibili infiltrazioni che possono esserci? Beh, sicuramente entrambe, però l'importante è l'obiettivo, cioè se si fa una bellissima struttura che è adatta a tutti ed è per tutti e viene poi utilizzata da tutti e, tra virgolette, consunta successivamente da tutta una serie di iniziative, ben vengano. Cioè, l'importante è non fare cose fine a un giorno, solamente al tempo dell'evento, ecco, questo è importante. Poi certamente, dopo bisogna ragionarci sopra e dare la possibilità poi che sia di tutti e per tutti e messa a disposizione di tutti. Allora sì. Presidente Bosio, lei che ha chiamato il capo anche dagli emigrati, giusto? Dico bene? Come la vede la domanda che ha fatto Carlo Albertazzi per le Olimpiadi? Può essere un'occasione se chiaramente si tiene presente che ho sentito delle cifre prima sullo sport di base, cioè ho sentito una cifra che ha citato l'onorevole Fossati sul procuratore, la defiscalizzazione per i procuratori. Ma noi con quei soldi, cioè con il 10% di quei soldi, faremmo cose immense. Lo sport di base ha bisogno di sostegno. Ora, le Olimpiadi ben vengano, non siamo contrari naturalmente allo sport di vertice, perché è quello che dà il senso tante volte, la voglia di partecipare. Poi credo che tutti seguiamo con passione e interesse, però non può essere quello un ostacolo a trovare risorse per lo sport di base, anzi dovrebbe essere un incentivo. Fossati. Allora, Olimpiadi sì, perché vengono considerate dal Movimento Olimpico, dal Comitato Olimpico Internazionale, anche un potente strumento di diffusione dello sport. Purtroppo i dati dicono che non è vero. Londra 2012, siamo nel 2016, in questi 4 anni nel Regno Unito e nella zona di Londra, che ospitava la gran parte delle manifestazioni, la pratica sportiva è diminuita. Quindi c'è qualcosa che non funziona. Allora noi dobbiamo dire: Roma, Italia 2024, sì, ma grande occasione di campagne per portare la sedentarietà a livelli europei, il che significa 10 milioni di italiani in più che fanno movimento e sport. Questo è il grande obiettivo che giustifica la proposta. Se nel 2017 perdiamo l'obiettivo di Roma 2024 di
Italia 2024 con 10 milioni di persone in più che fanno sport deve rimanere un grande obiettivo dell'Italia. Bene, siamo arrivati al termine di questa mattinata così appassionata. Facciamo gli auguri, Olimpiadi sì, Olimpiadi no, alla città di Cortina, che peraltro le sue Olimpiadi le farà e noi saremo molto felici nel 2021 e seguiremo con grande emozione. E adesso andiamo tutti a tifare l'Italia. Quindi ringraziamo i nostri ospiti. Questo è stato uno speciale all'insegna della solidarietà, del calcio non soltanto guardato ma anche giocato, vero direttore? Assolutamente sì, ringrazio tutti i nostri ospiti e l'appuntamento con chi vorrà essere con noi è su una puntata in cui approfondiremo invece proprio il tema olimpico. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie. Buongiorno.